Siamo in onda quindi con Roberto Vitiello, benvenuto. E sarà un'intervista un po' particolare, non il calciatore ma l'uomo. L'uomo Roberto Vitiello. Okay. Tu vieni da Palermo, una città molto diversa da Terni, innanzitutto molto più grande, con molte più persone, c'è il mare. Com'è stato l'impatto con Terni, che è una realtà un pochino più piccola, diciamo? Credo che ci siano tante differenze tra le due città, però ci siamo trovati subito benissimo, perché comunque passiamo da quasi una metropoli come Palermo, diciamo una cittadina molto più tranquilla e vivibile come Terni, quindi è stato molto facile per noi già integrarsi con la città. E la tua famiglia come ha preso il trasferimento? Preferiva Palermo oppure magari perché comunque già giù c'era già una certa familiarità oppure tutto sommato? No, adesso è ancora presto per diciamo tirare delle somme, però noi abbiamo vissuto gli ultimi 4 anni a Palermo, quindi le nostre abitudini le avevamo lì, è una città dove ci siamo trovati molto bene e qualche mese fa è nata lì anche nostra figlia. Quindi andare via è normale che ci sia dispiaciuto dal punto di vista umano. Però mia moglie, devo dire che è molto contenta della città, gli piace perché è una città molto verde, è una città molto tranquilla, quindi è stata colpita in modo piacevole. Diciamo che è stata una buona scelta. A proposito di bambini, sei diventato da poco papà, ci dicevi, che tipo di papà sei? Sei un papà ansioso oppure sei un papà tranquillo? No, adesso tranquillo, anche perché diciamo quasi il 90% di quello che c'è da fare lo fa mia moglie con la bambina. Io ci sono poco in casa, però sono abbastanza sereno con la bimba. Come si chiama tua figlia? Rebecca. E a proposito di moglie invece, come vi siete conosciuti? Siamo un po' curiosi di sapere questa cosa. Ci siamo conosciuti a Napoli tramite mio fratello, che comunque era un'amicizia, cioè, tramite mio fratello c'aveva la sua compagnia, me l'ha presentata a lui. È stato subito amore, colpo di fulmine, oppure magari all'inizio vi siete un po' studiati? Sì, all'inizio ci siamo... È stata una fase di studio. Abbiamo visto anche qualche foto del matrimonio, anche le foto della bambina, sono visto su internet. Tu invece che tipo di bambino eri? Cioè i tuoi genitori che cosa ti raccontano? Eri un bambino tranquillo oppure... No, abbastanza tranquillo, vivace a scuola perché comunque ero un po' vivace, però niente di particolare, niente sopra le righe. Ti ricordi un guaio che combinavo da bambino, per cui hai passato qualche brutto momento oppure... Ma non hai combinato mai niente di... Diciamo che ero spesso in strada, quindi casini li facevamo fuori dalla casa, per fortuna. Lontano dagli occhi. Sì, sì, sì. Quindi a scuola eri vivace ma andavi bene. Sì, normale, era tutto nella norma. Cioè, non ero, diciamo, un secchione, però cercavo di portare la pagnotta a casa. Diciamo, io speriamo che me la cavo, era un sì, po' sì, va sì, bene diciamo. Così anche. E il tuo sogno è sempre stato quello di fare il calciatore oppure da bambino sognavi, che so, di fare l'astronauta? I bambini hanno dei sogni particolari. No, guarda, mio papà è un ex giocatore, quindi da piccoli siamo cresciuti sui campi da calcio, che comunque lui faceva anche l'allenatore delle squadre giovanili in una società di club della città e quindi siamo cresciuti sui campetti di terra. E quindi fin da piccoli l'unico pensiero era quello di giocare a calcio. Poi è normale, da piccoli si sogna, cioè uno non c'ha neanche la proporzione di tutto quello che può essere, le difficoltà che ci sono, però da piccoli abbiamo sempre sognato, sia io che mio fratello, che poi siamo in due in famiglia e siamo quasi coetanei perché ci passiamo solo 2 anni, quindi eravamo sempre col pallone tra i piedi. Diciamo che giocavate insieme. Sì, sì, abbiamo sempre giocato insieme, il sogno è quello di comunque di arrivare un giorno a giocare a calcio, a quello vero.
sempre, quindi a casa panni sporchi e la felicità. Per la gioia di mia mamma. Questa è una cosa a cui io penso sempre, le mamme, che voi contentissimi. Ma ce lo ripete ancora adesso, che quando eravamo piccoli, poi, soprattutto quando pioveva, li portavamo a casa panni fangosi tra mio papà, mio fratello ed io, quindi c'era sempre da lavorare. Che scuola hai fatto? Io ho fatto come superiori il, l'elettronico, il, l'ITIS. Hai mai pensato magari uno sfondo nel calcio, vado, seguo quella, quella strada? Neanche un attimo. Neanche per sbaglio. Neanche per sbaglio, anche perché frequentavo scuola, però ero sempre impegnato con gli allenamenti, quindi tante volte bisognava fare, diciamo, dei compiti anche in orari diversi da quelli scolastici, e io non potevo perché ero proprio impossibilitato, anche perché gli anni, diciamo, delle superiori vivevo in collegio, quindi i miei compagni di scuola spesso si ritrovavano per studiare, per cercare di assemblare questi circuiti elettronici, mentre io per fortuna ero al campo, quindi mi piaceva, perché comunque era una materia che mi piaceva, però diciamo si faceva magari un po' più sì, fatica a facevo stare fatica dietro. perché comunque non riuscivo materialmente a capire questi circuiti, perché comunque come nel calcio uno si esercita col pallone, lì bisognava esercitarsi con fili, condensatori e tutto il resto. Cose arabo per me comunque questa cosa. Quindi cosa ti sentiresti di consigliare magari a chi ci guarda, qualche ragazzo, bambino che magari vorrebbe fare il calciatore e che però non riesce magari a conciliare bene scuola e allenamenti? No, il consiglio è quello comunque sempre di terminare gli studi, cercare di arrivare più lontano possibile, perché comunque anche per una libertà di pensiero e per cultura personale, finire gli studi, cercare di arrivare comunque perlomeno a un diploma, credo che sia molto importante. Poi mi è sempre piaciuto pensare che potessi laurearmi, però non è mai detta l'ultima parola, perché magari non è detto che io non rinizi a studiare, però ai ragazzi la cosa che posso consigliare è quella di comunque terminare gli studi e poi inseguire i loro sogni dal punto di vista calcistico. Come ti vedi fra 10 anni? Come sarà Roberto fra 10 anni? Domanda troppo impegnativa, perché adesso faccio una fatica a pensare a domani, figuriamoci tra 10 anni. Adesso sono concentrato su quello che faccio e spero di farlo nel migliore dei modi. Magari fra Poi, 10 anni sarai laureato. Chi può magari, dire? nessuno può dire. Grazie mille, sei stato gentilissimo. Grazie a te. Ciao, Ciao! ciao.